grande soddisfazione, di grande gioia, è anche uno stimolo per continuare a lavorare insieme all'Istituto di Firenze nei mesi e negli anni che verranno. Ultima cosa, la Confederazione di Misericordia hanno anche approvato, insieme al venerdì scorso, il rinnovo, è vero, l'abbiamo fatto di recente, il rinnovo delle cariche sociali, perché lo statuto nuovo prevede che dentro 6 mesi dall'approvazione dello statuto dovevano essere indette nuove elezioni, perché chiaramente regole nuove vogliono anche organi nuovi, e quindi abbiamo deciso, anche questo all'unanimità, che nel prossimo mese di maggio, la data ancora è da definire, una data che va dal 15 al 30 maggio, si terranno i rinnovi degli organi sociali, quindi a questi prenderanno parte anche Misericordia di Firenze, in Emilia. Ci sembra un momento importante perché a un anno dal terremoto saremo presenti in quei territori con tutti i nostri strutture. Abbiamo in mente anche di organizzare giornate di confronto, di cultura e probabilmente anche di qualche esercitazione. Insomma, questo è un cammino che stiamo ancora preparando, ma già ufficialmente possiamo dire che a maggio torneremo alle elezioni con le nuove regole che lo statuto ci impone. Grazie a tutti. Sì, è vero, anche noi non possiamo altro che rallegrarci di questo passaggio importante che arriva al termine di alcuni anni di cammino insieme. Lo strappo fu doloroso, però, come dicevo prima, comunque nel tempo abbiamo continuato sempre a dialogare fra noi. C'erano delle posizioni diverse, ma comunque la vicinanza era sempre giornaliera. Adesso ci attendiamo una confederazione unita e una confederazione rinnovata. Noi ci fa molto piacere essere ritornati dentro quello che si dice così normalmente, la casa comune delle misericordie. Ci entriamo in punta di piedi, però ci entriamo anche dicendo fin da adesso che dobbiamo lavorare con la Presidenza e con tutti gli organi collegiali della Confederazione. Ci mettiamo al servizio di tutti con la speranza di poter dare veramente un contributo forte a tutta la Confederazione, perché a tutte le misericordie, perché soprattutto